Le mappe del competitivo le si possono avviare schiacciando End o Fine, dipende dalla vostra tastiera, e scrivendo Open il nome della mappa. C'è questa qui in particolare che è una modalità carina in cui devi prendere un caterpillar corazzato e bighellonare in giro. Eccolo qua, vedi? Te lo spiega, vai a pigliare il caterpillar, fai tante belle cose e devi salirci in questa maniera qui. La cecchina perché è gnocca e zoccoletta. Scavenger, start your engine. Come veicolo dovrebbe essere questo. Bip bip bip. Potete cambiare la visuale con C. Il guidatore non può sparare. Per cambiare di posizione bisogna schiacciare i numerini, come le armi, 1, 2, 3, 4. E questo ci tornerà utile proprio per salire sullo scavenger. Eccolo qua, che poi è un caterpillar corazzato. Bisogna mettersi dietro ovviamente mentre va, mentre è fermo, vedete un po' voi, poi premete 6 e lo sparo, non il salto. Ovviamente era ovvio il salto, invece lo sparo. Come vedete questo caterpillar è camminabile, no camminabile, è camminabile. E c'ha molte postazioni, tra cui le più fighe, il cannone. Ora uccidiamo questa specie di carro armato. Un colpo, pensavo lungo. Adesso andrò lungo di sicuro, quasi preso. Senza perdere troppo tempo, eh. Adesso sarò corto. Di poco, però posso prendere ancora il. Ho preso. Cazzo di volo! Ho preso il coso vicino. Bam, distrutta la casa. Ora lo piglio, vaffanculo. Non l'ho preso. E io ho il mio solito mouse che va un po' scatti, quindi è tutta una scommessa. È uno dei motivi perché faccio schifo agli sparatutto, a parte il fatto che faccio schifo agli sparatutto. Ultima chance. Non ho vinto la bambolina. Vinta la bambolina. Toh, becca carro armato del ciupa. E invece qui si guida, lo faccio vedere dopo. E c'è anche l'antiaerea persino, cioè non si fa mancare niente sto caterpillar. Questa non si può zoomare. Non si può zoomare, ma vi fiderete. Mitraglietta a go-go, mitraglietta avanti e dietro. Deve essere una pacchia in gioco a multiplayer e sicuramente nessuno ci gioca. Allora, quando entrate, la vista dall'interno con queste barre non si vede una minchia. Però per fortuna c'è non tanto la vista da dietro, che però è bella per vedere il caterpillar nella sua bellezza, cosa che prima non vi ho fatto fare, tanto più che altro la vista da davanti. Poi bisogna semplicemente cazzeggiare, cioè nel senso andare a due all'ora. Sinceramente fido poco di sto gioco perché non ha avuto molta fama, di conseguenza immagino che anche in questa modalità ci saranno delle magagne assurde, gente che conosce la modalità saprà 3000 modi per incularvi lo stesso. Questo è il clacson, se sparate fa il clacson. Conquistare le bandierine non riesco a immaginare a cosa cacchio serva, però lo facciamo perché siamo contenti. Niente, non conquisterò mai la bandiera. Andate. Immagino che se qui schiaccio il menu non cambio postazione perché su questo veicolo bisogna camminarci. Comunque in genere i veicoli portano un sacco di gente, cioè le idee di base di sto gioco sembrano buone. Non so se è stato solo snobbato a priori perché non si chiama Real Tournament o se varrebbe davvero la pena. Allora, il Caterpillar ha la particolarità di pesare una cifra e quindi tende a sprofondare dalle colline, quindi è difficile da guidare dritto, tende a seguire il terreno come vedete. Se lo metto così lui tende a seguire il terreno e non sto sterzando, no? Quindi adesso sto sterzando ovviamente. Quindi la difficoltà del caterpillar è questa qua. Questa visuale è buona per vedere cosa fanno i compagni e sgridarli. Tu no, la traerea, tu vai alle mitragliatrici. La cosa bella è che hanno messo una macchina sul caterpillar come difesa. Adesso voi andate qui, più vicini ci andate, più velocemente si carica. Ne fate 10 perché voi siete più fighi del computer, cioè nel senso state giocando da solo. Nel frattempo potete uscire e usare a piacimento e piacere, a piacenza e decenza tutte le armi. Come vedete il cannone è limitato. Probabilmente il cannone non è proprio la migliore delle armi da usare, anche se fa figo. Questo addirittura gira a 360 gradi. Non è inutile perché ci sono gli elicotteri in questo gioco, però in realtà sono gli elicotteri che sono inutili. Vabbè, si guidano un po' come
Battlefield credo, immagino, presumo, e siccome faccio cagare in Battlefield faccio cagare anche qui. Forse ho messo la sensibilità del mouse troppo forte, non so. Tutte le altre sono mitragliette piuttosto standard, mi pare. Ah, se non sono la macchina non carica i fusti, maiale. Sì, se non sono, se non c'è un guidatore. Se non c'è un guidatore non carica i fusti. Io ovviamente non è che lo sappia proprio a memoria sto gioco, eh. Cioè, o semplicemente sono salito sul Caterpillar una volta. Ed è divertente, buon buon buon. Ecco, ha fatto i suoi 10 fusti di Xan. Una cosa che così vi dico UFO è che non distrugge i veicoli, quindi è inutile che provate a salire sui veicoli per distruggerli, non lo fa. Poi bisogna andare lì a 400 metri. Peccato che il guidatore non guidi nessuno, non utilizzi nessun'arma. Bisogna controsterzare tutte le dunette, proprio tutte tutte. Cioè, non riesco a immaginare cosa sia brutto di questa modalità online. Sicuramente qualcosa non l'avranno bilanciato. Ci sta anche che questa in realtà sia un signor gioco e sia stato snobbato crudelmente dalla comunità. Voglia di provarlo online non ce n'ho. Forse la cooperativa, se ci avessi tempo con i miei amici, che non c'entra un cazzo con questa cooperativa. Questa è una delle modalità competitive. Purtroppo questa mi sa che è l'unica mappa con la modalità col Caterpillar. Quindi immagino che poi alla fine tutto il team debba seguire e salire con le macchine, qualcuno rimarrà a piedi a coprire tipo fanteria. Cioè, se si riesce con due team veramente organizzati, una specie di clan war, deve essere veramente figo. Il Caterpillar però non ha energia, non riesco a immaginare cosa succede se muore il Caterpillar. Spero ne spawni un altro, immagino di sì, che se no così è troppo facile. Questa è la base dei cattivi, come vedete i veicoli sono personalizzati. Il quad è a 3 ruote invece che a 4. I carri armati sono più dei costrutti di roba trovata in giro. Tutto abbozzato. Queste qui non sono dei pick up 4x4 strafighi, ma della roba ronzata in giro. L'elicottero è una specie di mosca. Invece i buoni usano quello della polizia. Non mi sono fermato molto bene sopra. Questo è leggermente logorroico. E ha portato le nostre risorse. Yuhu, vabbè, ora non è più per niente divertente, quindi lasciamo perdere. Dovete rifare questo, piripipa. Non ho più pallida idea di come sia giocarlo online. Questa è la macchina standard rubata dei cattivi. Se tipo schiacciate qualcosa andate a finire da un'altra parte. 1, 2, 3, questo era il 3. Ma l'uno guida che è più importante di tutti. Col maiuscolo c'è il turbo, che probabilmente non ho usato per pigrizia prima, o forse sì, non lo so. Bam, baravam. Ecco qua, questi sono i buoni. Primo confronto. Non hanno il buggy, hanno il 4x4 a destra, hanno una specie di Vitara invece del buggy. Questi sono i due 4x4 pick up a confronto. Questo è bello corazzo pure. Loro hanno il buggy a 4 invece che a 3. E se io andassi alla loro base, vedreste gli elicotteri che sono quelli piccolini della polizia. Ma ora come ora vi fidate perché non voglio. Non c'ho voglia di star fa tutto il video fino a tutto quel tempo lì, e quindi tra un po' chiudo. Oh, ecco i cattivi. Se sono buoni è blu, ovviamente. Per adesso vi saluto. Tanti figli maschi, poi magari vi faccio vedere in solitario una coppia, chissà. Ciao ciao.